Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. In questo video apriamo insieme un pacco che mi è arrivato di Model Ones. Ancora non l'ho guardato, ma so già che ci sono semipermanenti di trend di questa primavera e estate. Poi c'è una lampadina, poi altri prodotti, quindi vediamo insieme velocemente. E poi faccio vedere un semipermanente, come farlo rinforzato, come lavorare con la mano sinistra su destra. E come, con quale prodotto farlo durare di 4 settimane. E anche un nail art alla fine molto bello, quindi rimanete con me. Iniziamo con il box grande di 20 colori. Sono a maggior parte pastelli, ma ci sono anche colori molto particolari. Devo dire che sono abbastanza coprenti e basta pure un strato di colore. Sempre meglio scegliere colori pigmentati che coprono bene in una passata. E ultimamente vedo che tante aziende le fanno perché così risparmiamo il tempo eppure abbiamo meno spessore. Vedete, c'è il rosa più scuro, antico, più pallido, con tonalità beige, colore pesca. Eppure cioccolato, molto bello, ma sul video non si vede bene. Vi faccio vedere poi meglio sul mio Instagram. E ci sono anche due belle colori perlati che adesso sono molto richieste, uno più scuro e l'altro d'oro. Possono essere usati da sé o sopra qualche colore, per esempio cioccolato. Poi in questo box c'è tutto per fare il semipermanente, il primer, la base e il top in due versioni, lucido e opaco. Un altro prodotto è Gel Builder trasparente nella boccetta, che va bene sia come rinforzo sia per effettuare allungamento, ricostruzione, lunghezze corte e medie. Poi una lampadina è piccola ma molto potente, non aspettavo che di 48 watt. Ha tre pulsanti eppure i sensori, quando mettiamo la mano si apre subito da sola. E ultimo set di 6 colori, mi è piaciuto tanto. Vediamo veloci uno ad uno. Un azzurro, guardate sempre come coprente in un strato. Questo mi piace più di altri perché è un viola blu con micro shimmer, minuscole brillantini. Questo pure è bellissimo e stracoprente perché di solito i colori del genere non coprono da una passata. Micro glitter con tonalità azzurra. Questo è più coprente e colore più forte. E ultimo shimmer azzurro. Ecco, tutti e sei sono bellissimi. Quello viola blu è meraviglioso. E ultima cosa, i pennelli mi sono arrivati da un'azienda Yasterd che si specializza sui pennelli. Hanno tanti tipi per acrilico, gel, acrygel e qualsiasi nail art. E hanno tanti colori. Io ho scelto rosa perché si abbina alle altre cose che ho.
Questo è un set di pennelli gel più nail art. Sono 5, ma in realtà 10 con le punte diverse. Queste due per gel o colore. Sono precisi e fatti bene. Dall'altra parte uno di petalo e l'altro per creare le sfumature tra i colori. Altri tre sottili di lunghezze e spessore diverse e dall'altra parte sempre sottile di altre diverse misure. Adesso passiamo a iniziare. Ho già le unghie pronte, ho rimosso la cuticola e vi ricordo di guardare i video che ho sul mio canale come farlo con la fresa o senza. Adesso opacizzo con buffer mattoncino, importante che non è consumato e dobbiamo vedere solo la superficie dell'unghia opaca, importante che non rimangano gli spazi lucidi. Guardate se è buffer nuovo, passate angoli con la lima perché potete tagliarvi. Diamo la forma, io già comunque avevo la forma rotonda e quindi la faccio più precisa. Dobbiamo togliere la polvere, io ho lavato semplicemente le mani con acqua. Potete farlo con cleanser sgrassatore che è indicato proprio per tagliare la polvere e pulire l'unghia. Adesso andiamo al passaggio di sgrassare le unghie con nail prep. Io ho nella bottiglia e spesso sono nella boccetta, ma è la stessa cosa. Nail prep serve per togliere il grasso che sempre abbiamo sulle unghie e l'acqua. Dopo questo passaggio non dobbiamo più toccare niente con le unghie. Io passo subito alla base. Uso questa come indicato in istruzioni di questa azienda, un strato stra sottile. Per questo uso il pennello. Importante creare un strato molto molto sottile e arrivare vicino alla pelle ma non toccarla con il prodotto. Per le unghie fragili, sottili e danneggiati consiglio di sostituire questa base con una base flessibile come rubber, fiber o HD. Poi in descrizione vi scrivo tutto il procedimento e i prodotti che serve, così potete copiarla e poi ricordare tutti i passaggi. Vado in lampada per 60 secondi e per rinforzare le unghie invece di usare la base uso gel nella boccetta. Stendo un strato normale di scivolamento, poi vi spiego che serve. Sempre precisi in zona cuticola, ricordate, deve essere vicino ma non toccare la pelle. Se per caso avete toccato la pelle, rimuovete tutto con cleanser sgrassatore. Guardate come tengo le mani, specialmente se lo fate con sinistra, dovete trovare appoggio sull'altra mano. E con sinistra non faccio mai preciso con il pennello di boccetta perché rischio di toccare la pelle, quindi uso un pennello sottile, una lunghezza media. Controlliamo il laterale se abbiamo messo là il prodotto, perché in prossimo passaggio rischiamo di avere il laterale scoperto senza gel e non va bene. Dopo, senza polimerizzare, prendiamo il gel con il pennello, un po' di più, una goccia che posizioniamo al centro. Vedete quanto più o meno deve essere, non troppo grande, ma non poco. E inizia da solo a collare, vedete? E per questo serviva il strato di scivolamento che gel cola e si ferma fin dove avete steso quel strato. Se gel cola sulla cuticola e tocca la pelle, allora avete fatto qualche errore. O il strato di scivolamento già toccato la cuticola in passaggio precedente, o avete messo troppo gel, o state troppo tempo per sistemarlo. Do la direzione gel che sta in modo che al centro di più è laterale alla cuticola e la punta di meno. Giro il dito sotto sopra per aiutare a posizionare il gel più al centro. Rigiriamo, controlliamo veloce che tutto va bene e subito in lampada perché il gel inizia di nuovo a spostarsi verso il laterale. Faccio 60 secondi. Ecco, sono pronte tutte. Vedete, se stringo la punta sento che è rigida, un pochino si piega ma leggermente. Guardate la bombatura, il prodotto sale dalla cuticola, arriva al punto più alto e poi scende verso la punta. Molto importante avere questo ponte. Unghie non devono essere dritte, piatte o troppo spessore sulla punta o nella zona cuticola. In questo modo le vostre unghie possono durare verso 4 settimane. Ricordate che sempre usiamo il gel nella boccetta che è rigido e vi aiuta a tenere le unghie senza sollevamenti. Passiamo al nostro nail art molto delicato e nude. Stendo una passata di colore. Lo faccio preciso con il pennello perché ricordate che siamo con la sinistra.
con il rosa stendo sull'indice e mignolo. Dopo che abbiamo polimerizzato tutto con un pannello sottile di lunghezza media, non quello corto, faccio le strisce. Ricordate che appoggio è fondamentale. Uso stessa rosa di prima. E in questo modo andiamo a riempire tutta l'unghia. Sull'indice e mignolo faccio il French con il bianco, sempre del nostro box. Mi basta un strato che copre benissimo. Vedete che ho fatto pure l'altra mano in stesso modo, è molto più veloce e facile lavorare con la destra. Faccio una striscia perlata sopra bianco. Adesso vado a mettere il top opaco su tutte le unghie e polimerizzo. Meglio fare un dito alla volta per non far collare il top sulla pelle. Prendo il top luce dove passo tra le nostre strisce dove abbiamo il colore perlato e anche sulla striscia sopra il bianco. E abbiamo finito. Ecco il risultato, le unghie forti che dureranno 4 settimane, vi assicuro. I gel nella boccetta mi piacciono tantissimo perché si stendono come rinforzo con la base, diciamo in questa tecnica, ma dureranno come il gel. Quindi posso dire che gel builder nella boccetta c'è qualcosa di mezzo tra rinforzo con la base e copertura di gel, però ha tutti i vantaggi. E questo nail art mi piace tantissimo, il colore bellissimo di perla brilla sotto le strisce opache, è un effetto meraviglioso, le unghie molto raffinate ed eleganti. Scrivetemi in commenti che ne pensate e spero tanto che questo video vi è stato utile, se avete domande scrivetemi sotto e noi come sempre ci vediamo al mio prossimo video, ciao ciao!